Con Giuseppe Zonin, amministratore delegato di Zonin SPA. Questo tour enogastronomico per le terre del Recioto, che cosa rappresenterà domani per il grande pubblico? Allora, domani sarà proprio l'inaugurazione delle Barchese di Palazzo Cera, un'opera molto importante per il comune di Gambellara e per tutto il territorio, diciamo, della Valle del Chiampof, e una cosa voluta dall'amministrazione precedente, però riservata alla strada e al consorzio dei vini Gambellara. Quindi una cosa importante per il nostro territorio perché sicuramente vedremo aumentare quella che è l'immagine e quello che è la notorietà di questo nostro vino, di queste nostre cose che prodotti tipici che proprio nel nostro territorio stiamo riscoprendo, appunto con la strada e valorizzando quello che i nostri agricoltori stanno facendo, ricompensandoli giustamente del lavoro che danno per rifar riconoscere la nostra terra. Ecco, proprio la parola giusta probabilmente è riscoprire. Siamo passati da diverse realtà con delle degustazioni di piatti e vini, con dei segreti, la mineralogia per esempio di questo territorio, di questo suolo che viene valorizzata nonostante una volta si tendesse quasi a disprezzarla. Ecco, c'è questa tendenza quindi che è molto disponibile e recettiva verso il nuovo pubblico. Certamente, intanto è unica, i terreni vulcanici sono in Italia, ce ne sono, e per fortuna. E abbiamo scoperto che questi terreni vulcanici hanno una mineralità molto importante che danno sapore al nostro vino. Ma è riscoprire la tradizione dei nostri piatti, quello che da molto tempo, un po' alla volta, sono riusciti le nostre nonne a portare nel modo migliore la preparazione dei piatti. Abbiamo oggi mangiato il capretto bianco di Gambellara. Già nel 1500 parlavano del capretto bianco di Gambellara e abbiamo veramente sentito qualcosa di tradizionale, ma qualcosa di buono. Tra l'altro, una cosa interessante che notavamo, a differenza a volte di certe situazioni dove si fa fatica a mettersi d'accordo, qui il consorzio è molto unito con tante realtà enologiche ma anche gastronomiche che si danno una mano, quindi l'unione fa la forza. È verissimo, io sto cercando di unire prima di tutto quelli che sono i consorzi vicentini, quindi riconoscere la vicentinità dei nostri vini, ma io vorrei parlare solamente di Veneto, perché se stiamo globalizzando, se stiamo andando nel mondo, parlare di Gambellara sarebbe una cosa inutile. Parlare di Vicenza è appena appena sensibile. Se parliamo di Veneto, di Venezia, di Lago di Garda, delle nostre realtà che sono importanti e che sono abbastanza conosciute nel mondo, diventeremo sicuramente conosciuti e importanti. Quindi questo è un punto senz'altro di partenza verso delle nuove opportunità da riscoprire e anche da far conoscere qui, perché di potenzialità ce n'è parecchio. Certamente le potenzialità ci sono, la buona volontà c'è. Una volta c'era quel campanilismo che proibiva di stare assieme e di fare le cose insieme. Oggi abbiamo capito che far sinergia è importante, dobbiamo arrivare diciamo, a proporre la nostra qualità, la qualità del territorio e dei nostri prodotti. La qualità ce l'abbiamo, adesso bisogna farla conoscere. Per farla conoscere e andare nel mondo bisogna che siamo più grandi. Grazie Giuseppe Zonin. Prego, grazie a voi. L'indipendenza paga. E Vicenza Più, col suo network di periodici cartacei e di quotidiani su web, lo dimostra sempre di più. Decine di migliaia di lettori e centinaia di migliaia di utenti, continuamente in crescita. Ora si preparano a vedere Vicenza Più TV. Spot, spettacoli, politica, economia e ovviamente informazioni. Sulla vita locale di Vicenza, Bassano, Schio, Thiene e provincia. Col bollino blu di Vicenza Più TV. Indipendente, sempre di più.